Luigi Sambuco, al ritorno su Rosella agli slalom dopo ben 4 anni, giusto? Sì. Com'è stato questo ritorno? Sappiamo che tu sei un decano degli slalom, però dopo 4 anni com'è stato risalire su una macchina e percorrere questo tratto dello slalom di Anadolara? Ma diciamo che è stato molto divertente, mi sono divertito, è una macchina che non è addetta per fare gli slalom. Sicuramente. È una macchina da salita e diciamo la siamo andati a provare, per fare mettere un po' a posto se andava tutto bene. Abbiamo voluto un po' controllarla tutto, e sono uscito un paio di problemi, meno male che siamo andati a provare. Comunque mi sono divertito, bellissimo percorso, bellissima strada. È una bella lotta col primo classificato, eravate lì, attaccati. Ma io non potevo andare a più di così perché la macchina è larga, toccavo i birilli. I birilli devono andare molto lento. Assolutamente. Facciamo vedere di che macchina stiamo parlando. Quindi non è una macchina da slalom. Questa è una macchina da salita, quindi va bene così. È uno Sella Pia 2000. Perfetto, Pia 2000. Esatto, quindi è una macchina. Però alla fine il miglior tempo ce l'ho sempre io avuto come tempo, senza birilli. Poi col birillo la gara fa parte il birillo. Perfetto. Grazie Luigi, ci vediamo alla prossima. Prossima gara salita dove? A Sarnano Sassotti. Perfetto, grazie Luigi. Ciao. Fermi qua, tutte e tre vicini. Come che vanno fatto? Vanno festeggiato. La prima gara si è comportato bene, è presa a tutti quanti, penso che se lo merita. Assolutamente lo merita. Sì. Leo Racing, 3 macchine, 3 vittorie. Bene. Gabriele, allora, no, fermo. È andata bene, dai, come prima volta è andata benissimo. Vuoi ringraziare qualcuno? Vuoi salutare qualcuno? Luigi Sambuco, a tutto lo staff, a tutti gli Altomonte Caffè. Grazie di cuore. Grazie a te. Classifica assoluta, gruppo E2SC, primo Luigi Sambuco. Secondo assoluto premio il consigliere Sant'Agata Luigi Sambuco sul podio. Grazie. E primo premio il sindaco, ovviamente il primo assoluto Fabio Di Cristoforo. E con questo si conclude la manifestazione primo mini slalom città di Anadolara e ci diamo arrivederci all'anno prossimo più o meno nello stesso periodo. Grazie a tutti.